Ma questa è una misura molto importante nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Mette insieme le risorse che vengono dal piano nazionale, promosse dal governo nazionale, di lotta alla povertà e all'esclusione sociale per quelle famiglie che si trovano in condizioni di reddito molto molto basso, con una soglia ISEE addirittura inferiore ai 3.000 euro, che abbiano anche figli minori a carico. La misura della Regione sono 12 milioni di euro che noi usiamo ad integrare le risorse nazionali per quelle famiglie che non saranno coperte dal provvedimento nazionale, ma soprattutto è una misura che vuole creare le condizioni di autonomia alle persone. Quindi la misura regionale si tradurrà in un'indennità per la frequenza di tirocini formativi per disoccupati, per la frequenza di tirocini formativi per quelle fasce di popolazione sociali considerate più vulnerabili, e una parte delle misure anche di incentivo alle imprese che integrano le risorse nazionali per l'assunzione di questi soggetti. L'insieme delle risorse regionali e le risorse nazionali permettono per la prima volta in Umbria di intervenire presumibilmente su una fascia di circa 6.300 nuclei familiari. A partire dal mese di luglio-agosto, al massimo, i cittadini umbri che fanno parte di nuclei familiari con almeno un adulto e un figlio minore a carico che hanno un ISEE inferiore a 3.000 euro annui potranno recarsi presso il comune di appartenenza o presso la zona sociale di appartenenza per attivare la misura prevista di sostegno di inclusione attiva prevista dal Governo nazionale, per la quale il Governo nazionale ha stanziato oltre 8 milioni per l'Umbria per l'anno 2016 e a partire dall'anno 2017 11 milioni che saranno erogabili alle circa 6.300 famiglie che hanno umbre stimate che hanno un reddito annuo inferiore ai 3.000 euro. Accanto a queste la Regione ha stanziato ulteriori 12 milioni di euro che serviranno a partire soprattutto dall'anno 2017 a coprire quella parte dei nuclei familiari che rimarrà scoperta, diciamo, dalle misure nazionali. Oltre che andare presso il comune di appartenenza per presentare la domanda, dovranno poi recarsi al centro per l'impiego per vedersi erogata, cioè una misura di politica attiva, cioè per dimostrare che stanno cercando lavoro e per fare in modo che il centro per l'impiego lo metta in condizione di poter attivare, diciamo, una ricerca di lavoro. Nel caso della misura regionale invece si sarà una vera e propria, come dire, partecipazione a un tirocinio in un'azienda con una prospettiva assunzionale alla fine del percorso.